Si è svolto ad Orvieto il 18° convegno internazionale di studi sulla storia dell'archeologia dell'Etruria. Il tema di quest'anno è stato la fortuna degli Etruschi durante il Risorgimento e nei primi decenni post-unitari. Allora, in questi giorni si sta svolgendo la 18ª edizione dei convegni internazionali di storia e archeologia dell'Etruria. Il tema di quest'anno è particolarmente interessante perché parla della fortuna degli Etruschi nella costruzione dell'Italia unita. Si tratta quindi di un tema di storia degli studi, ma con un taglio di storia della cultura. Oggi può sembrare strano legare gli Etruschi al Risorgimento italiano, ma non è così. Occorre infatti pensare che dai primi decenni del Settecento si cominciò a pensare ad una unità culturale ma anche politica della nazione italiana e sembrava possibile una unificazione soltanto su base federale e quindi sia i filosofi della politica sia gli archeologi, gli intellettuali in senso più generale videro il precedente etrusco, la struttura federale degli Etruschi come l'antecedente di una possibile nuova unificazione dell'Italia. Orvieto sempre più protagonista per quanto riguarda gli studi sugli Etruschi. In questi giorni, infatti, è stata inaugurata al Museo Archeologico Nazionale anche una mostra sui reperti degli scavi di Campo della Fiera, come ci spiega la soprintendente ai beni archeologici dell'Umbria, Elena Calandra, e la professoressa Simonetta Stopponi. Dunque, intanto noi abbiamo scelto, noi come soprintendenza per i beni archeologici, abbiamo scelto di inaugurare, anzi di pre-inaugurare questa esposizione in concomitanza con il convegno organizzato dalla Fondazione Faina, il convegno appunto di cui vedete la locandina, perché abbiamo voluto abbinare proprio un evento nostro a un evento importante che si ripete ogni anno, ormai da tempo, qui a Orvieto. Abbiamo scelto appunto di pre-inaugurare perché l'inaugurazione vera sarà alla fine di dicembre, ma in realtà abbiamo avuto una risposta così entusiastica da parte della cittadinanza che, e non solo, ma anche da parte dei convegnisti, che a questo punto la consideriamo già un primo step di questo processo e teniamo comunque aperta l'esposizione. Poi la reinaugureremo, ci saranno nuovi eventi, però è aperta e disponibile per tutti, anzi è un allestimento del museo. Io ritengo che il museo debba essere sempre un organismo vivo, dinamico, quindi cambiamo, sostituiamo, movimentiamo le vetrine e adesso è stata la volta proprio della esposizione dei materiali importanti che vengono dagli scavi di Campo della Fiera, qui vicino a Orvieto, e che sono stati condotti da anni da parte dell'Università prima di Macerata, poi di Perugia, nella persona della professoressa Stopponi. Noi abbiamo questo particolare strumento che è la concessione, cioè il Ministero per i Beni Culturali concede in questo caso all'università di effettuare scavi e dopodiché i materiali vengono studiati, pubblicati dall'università. Questo è un esempio virtuoso proprio di rapporto con l'università perché appunto siamo arrivati proprio dallo scavo alla esposizione con la presentazione che è stata fatta ieri dalla professoressa Stopponi che poi interverrà anche, che verrà intervistata appunto per presentare scientificamente i materiali. Quindi a questo punto l'invito è per tutti di Orvieto e non ovviamente di venire al Museo Archeologico Nazionale di Orvieto a vedere tutto il museo e a vedere questa parte rinnovata che non dovrei dirlo ma è molto bella e molto interessante, infatti è piaciuta a tutti. Stiamo scavando a Campo della Fiera e lo scavo è reso possibile dal finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto alla quale va tutta la mia gratitudine. Noi abbiamo selezionato alcuni materiali, ripeto, tra i più significativi trovati in un sito che è stato frequentato per 1900 anni, quindi i materiali vanno dal VI secolo avanti Cristo, come ad esempio le ceramiche greche offerte come ex voto al santuario, fino alla peste nera del 1348, fino alle ceramiche medievali che abbiamo trovato nella chiesa di San Pietro in Vetere e che sono state già rese note da Francesco
Francesco Satolli. Diciamo ci sono tre punti di eccellenza. L'uno è rappresentato dalla dedica di Canuta di una statua bronzea, purtroppo non trovata perché depredata dai romani, ma è rimasta l'iscrizione di dedica che costituisce il più lungo testo lapideo trovato finora ad Orvieto ed è appunto della fine del VI secolo a.C. Sono poi esposti un thesaurus, una cassetta per l'elemosina che abbiamo trovato intatta, cosa molto rara in Italia, che conteneva 221 monete romane, le più antiche successive al 211 avanti Cristo e l'ultima, la più recente, del 7 avanti Cristo. Sia il contenitore in pietra che le monete sono state esposte in questo allestimento al Museo Archeologico Nazionale. È poi tornato a Perugia, ad Orvieto da Perugia, il busto marmoreo di personaggio romano degli inizi del III secolo d.C., nel quale, affidato allo studio del professor Coarelli, il professore ipotizza forse di poter riconoscere l'imperatore Geta. Quindi abbiamo esposto materiali pertinenti a tutte le fasi del santuario, ivi compresa la fase in cui Campo della Fiera diventò un cimitero cristiano e addirittura abbiamo esposto anche un frammento di IX secolo d.C. trovato nelle fondazioni della chiesa. Per quanto riguarda l'epoca etrusca c'è una esemplificazione di doni fatti dal santuario in gran parte da personaggi femminili. C'è infatti una statuetta di dea seduta, ma ci sono anche pinzette depilatorie e soprattutto vaghi di collana e vaghi anche in oro o in bronzo o in pasta vitrea o contenitori di profumi. Ci sono poi le iscrizioni etrusche che abbiamo trovato fino a questo momento e ci sono anche elementi della fase romana, in particolare una meridiana trovata proprio nell'ultima campagna di scavo che indica che il luogo aveva un'importanza notevole perché le meridiane si mettevano appunto nei luoghi pubblici o presso i santuari. Siamo quindi molto contenti di quello che è stato esposto e speriamo che piaccia al pubblico orvietano e agli scienziati.